5. Una Topolino C, la 304. Un'altra Porsche, la 356, 1006, coupé. E poi parliamo della 309. È una Fiat 1100 TV GT Pininfarina. E poi la 337 Maserati 150S, la vettura di Jan Beva alla 1000 del 56. E poi la 291, un altro 300SL, progetto 198 Adi di Gabbiano. E la 266, una Tanker 2 Sport. E poi la 286, una 750 Monza Spider Scaglietti, 264 km all'ora, due valvole per cilindro, doppio albero a camme in testa, quattro cilindri in linea, 260 cavalli per questa Ferrari, costruita in 31 esemplari prodotti di questa 750 Monza, per questa Ferrari che aveva un 2999.6, importante, centimetri cubici di cilindrata. Tra le due vittorie di Carlo Pintacuda c'è quella di Antonio Sforza, Antonio Brivio Sforza, che nel 36, dopo oltre 13 di gara, oltre 13 ore di gara, vince la 1000 miglia. 327 per questa particolarissima Maserati 200S. E poi, esatto, non partiva a Brescia, c'era il proprietario disperato. 325 sta Jaguar scappa 140 di quella Maserati 200. Voglio ricordare che il progetto venne iniziato da Giulio Alfieri con questa 4 cilindri in linea, 1994 centimetri cubici di cilindrata, motore in lega leggero da 187 cavalli, e ha disputato una 1103 Bernina, 269 Guido Piccinelli, Anna Maddaloni, Samsung 2003 Sport, ultimo modello, una società di ingegneri francesi fondata da Emile Petit, che produceva auto, aerei e pompe. Poi la 305, una MGA, la prima di una nuova linea realizzata dalla MG, che prende il nome di A appunto. Poi la 324, una 356 Pre-A 1500S, quindi una terza serie della Porsche. E poi 329 AC Ace del 1955, equipaggio tutto tedesco, Jürgen Esker e Hans Peter Baldinger. Poi la 234, quindi un salto ancora all'indietro. No, questa non c'era tra i veri. Più edizioni della 1000 miglia con 4, e arriviamo alla 331. Mario Boglioni e Enrica Pezzia. Mario Boglioni, che se glielo dico si arrabbia, ma io glielo dico lo stesso, è stato per anni il sarto di Sarkozy, e quindi lui si arrabbia perché ormai si parla della preistoria. Ancora la polizia, che ringraziamo davvero tanto per il lungo lavoro che svolge a fianco della 1000 miglia. Pensate che la polizia, che parte da Brescia e segue per tutta la manifestazione, la forza. 319 Alfa Romeo 1009 C Super Sprint del 1975, 1975 cavalli del 55, la vettura 334, un'altra Alfa di Gabbiano del 55, 338 Lancia Aurelia B24 Spider, Paolo e Giovanni Clerici, che salutiamo con la loro bandiera italiana, che hanno portato in giro per tutta la corsa. E poi la 335, la 220A, ovviamente parliamo ancora di Mercedes. E poi una 1009C Super Sprint, questa 352 portata dall'equipaggio tedesco Andreas Hartmann e Jens Hermes Mayer.
alcuni cognomi davvero molto difficili da pronunciare. C'è un olandese che credo debba ancora transitare, che veramente mi rifiuterò di leggervi perché non azzecco.